La festa della Epifania celebra la manifestazione di Gesù Cristo come Salvatore di tutti i popoli. Nel pellegrinaggio dei Magi dal lontano Oriente verso la casa di Betlemme è prefigurato il cammino di tutti i popoli verso la luce della fede, nella ricchezza e nella varietà delle lingue e delle culture. Questo è il motivo che sta alla base della cosiddetta Messa dei Popoli, celebrata ogni anno in cattedrale e presieduta dal Cardinale Arcivescovo. Sono state 13 quest'anno le lingue utilizzate per i canti, le preghiere e le letture, mentre il coro era composto da cantori provenienti dalle comunità etniche sostenute dalla Migrantes diocesana. La bellezza della cosiddetta Messa dei Popoli consiste anzitutto nella profonda verità del modo in cui viene celebrata, l'utilizzo di molte lingue diverse, le sonorità utilizzate che vanno dai ritmi africani fino alle struggenti melodie dei popoli slavi, non sono semplicemente elementi giustapposti gli uni agli altri, ma l'unico ambiente profondamente spirituale che manifesta visivamente la comunione dei doni diversi e la profonda unità nella fede di queste comunità. Il senso e la bellezza di questo rito è stato espresso dal Cardinale nell'omelia. Come questa sera, tutti, non c'è distinzione tra noi, non diventiamo uguali. La bellezza anche di questa celebrazione, tante lingue, tanti canti, tante abitudini, tanti colori, bello, non diventiamo uguali, ma insieme, un'unica gente, che camminiamo insieme cercando insieme la risposta alle domande del nostro cuore, alla luce che serve tanto per illuminare questo mondo. Il gruppo tanzaniano delle Suore Minime dell'Addolorata ha cantato il Salmo responsoriale in lingua Swahili. Alla preghiera universale si è pregato in francese per la Chiesa, in romeno per il Papa e i Vescovi, in ucraino per la pace tra i popoli, in bengali per i governi e gli organismi internazionali, in spagnolo per le famiglie, in malayalam per i profughi e gli esiliati, in cingalese per gli ammalati, in tagalog per i poveri, in eritreo per quanti subiscono violenza, in cinese per le famiglie, in swahili per il mondo intero, in inglese per i defunti, in tamil per i presenti al rito. Alla processione offertoriale aperta da bambini cingalesi in costume tradizionale che portavano l'omaggio della luce, con i doni per l'Eucarestia sono stati presentati dalle comunità doni rappresentativi del proprio paese che sono stati destinati ad opere di carità. Particolarmente toccante è il momento del Padre Nostro, che ognuno dei presenti ha recitato contemporaneamente nella propria lingua natale. Un piccolo momento di apparente confusione dal sapore profondamente pentecostale. In questo anno sono state segnalate in particolare la comunità ucraina, che vive in questo periodo così triste per la guerra, il 20° anniversario della prima divina liturgia celebrata a Bologna e il piccolo gruppo di studenti cinesi cattolici che si è riunito in ambito universitario.